La storia d'Italia di Francesco Guicciardini, libro primo, capitolo primo. Io ho deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria nostra in Italia, da poi che l'armi dei francesi, chiamate dai nostri principi medesimi, cominciarono con grandissimo movimento a perturbarla, materia per la varietà e grandezza loro molto memorabile e piena di atrocissimi accidenti, avendo patito tanti anni in Italia tutte quelle calamità con le quali sogliono i miseri mortali, ora per l'ira giusta di Dio, ora dalle impietà e scelleratezze degli altri uomini, essere vessati. Dalla cognizione dei quali casi, tanto vari e tanto gravi, potrà ciascuno, e per sé proprio e per bene pubblico, prendere molti salutiferi documenti, onde per innumerabili esempi evidentemente apparirà a quanta instabilità, né altrimenti che uno mare concitato da venti, siano sottoposte le cose umane, quanto siano perniciosi, quasi sempre a se stessi ma sempre ai popoli, i consigli male misurati di coloro che dominano, quando, avendo solamente innanzi agli occhi o errori vani o le cupidità presenti, non si ricordando delle spesse variazioni della fortuna e convertendo in detrimento altrui la potestà conceduta loro per la salute comune, si fanno, o per poca prudenza o per troppa ambizione, autori di nuove turbazioni. Ma le calamità d'Italia, acciò che io faccia noto quale fosse allora lo stato suo e insieme le cagioni dalle quali ebbe nell'origine tanti mali, cominciarono con tanto maggiore dispiacere e spavento negli animi degli uomini quanto le cose universali erano allora più liete e felici, perché manifesto è che, da poi che lo Impero Romano, indebolito principalmente per la mutazione degli antichi costumi, cominciò, già sono più di 1000 anni, di quella grandezza a declinare, alla quale con meravigliosa virtù e fortuna era salito, non aveva già mai sentito Italia tanta prosperità, né provato stato tanto desiderabile, quanto era quello nel quale sicuramente si riposava l'anno della salute cristiana 1490, e gli anni che a quello e prima e poi furono congiunti. Perché, ridotta tutta in somma pace e tranquillità, coltivata non meno nei luoghi più montuosi e più sterili che nelle pianure e regioni sue più fertili, né sottoposta a altro imperio che dei suoi medesimi, non solo era abbondantissima d'abitatori, di mercatanzie e di ricchezze, ma illustrata sommamente dalla magnificenza di molti principi, dallo splendore di molte nobilissime e bellissime città, dalla sedia e maestà della religione, fioriva ad uomini prestantissimi nell'amministrazione delle cose pubbliche ed ingegni molto nobili in tutte le dottrine e in qualunque arte precaria e industriosa. Ne priva, secondo l'uso di quell'età, di gloria militare e ornatissima di tante doti, meritamente appresso a tutte le nazioni nome e fama chiarissima riteneva. Nella quale felicità, acquistata con varie occasioni, la conservavano molte cagioni, ma tra l'altre, di consentimento comune, si attribuiva laude non piccola alle industrie e virtù di Lorenzo de' Medici, cittadino tanto eminente sopra il grado privato nella città di Firenze, che per consiglio suo si reggevano le cose di quella repubblica, potente più per l'opportunità del sito, per gli ingegni degli uomini e per la prontezza dei danari, che per grandezza di dominio. E avendosi egli nuovamente congiunto con Parentado e ridotto a prestare fede non mediocre ai consigli suoi Innocenzo VIII pontefice romano, era per tutta Italia grande il suo nome, grande nelle deliberazioni delle cose comune l'autorità. E conoscendo che alla Repubblica Fiorentina e a sé proprio sarebbe molto pericoloso se alcuno dei maggiori potentati ampliasse più la sua potenza, procurava con ogni studio che le cose d'Italia in modo bilanciate si mantenessino, che più in una che in un'altra parte non pendessino,
il che, senza la conservazione della pace e senza vecchiare con somma diligenza ogni accidente benché minimo, succedere non poteva. Concorreva nella medesima inclinazione della quiete comune Ferdinando di Aragona, re di Napoli, principe certamente prudentissimo e di grandissima estimazione, con tutto che molte volte per l'addietro avesse dimostrato pensieri ambiziosi e alieni dai consigli della pace, e in questo tempo fosse molto stimolato da Alfonso duca di Calabria, suo primogenito, il quale malvolentieri tollerava che Giovanni Galeazzo Sforza, duca di Milano, suo genero, maggiore già di 20 anni, benché di intelletto incapacissimo, ritenendo solamente il nome ducale, fosse depresso e soffocato da Lodovico Sforza, suo zio, il quale, avendo più di 10 anni prima, per la imprudenza e impudiche costumi della madre Madonna Buona, presa la tutela di lui, e con questa occasione ridotte a poco in potestà propria le fortezze, le genti d'armi, il tesoro e tutti i fondamenti dello Stato, perseverava nel governo, né come tutore o governatore, ma dal titolo di duca di Milano in fuora, con tutte le dimostrazioni e azioni da principe. E non di meno Ferdinando, avendo più innanzi agli occhi l'utilità presente che l'antica inclinazione o la indegnazione del figliuolo, benché giusta, desiderava che Italia non si alterasse, o perché, avendo provato pochi anni prima con gravissimo pericolo l'odio contro a sé dei baroni e dei popoli suoi, e sapendo l'affezione che per la memoria delle cose passate molti dei sudditi avevano al nome della casa di Francia, dubitasse che le discordie italiane non dessino occasione a francesi di assaltare il reame di Napoli, o perché, per fare contrapeso alla potenza dei veneziani, formidabile allora a tutta Italia, conoscesse essere necessaria l'unione sua con gli altri e specialmente con gli stati di Milano e di Firenze. Né a Lodovico Sforza, benché di spirito inquieto e ambizioso, poteva piacere altra deliberazione, soprastando non manco a quelli che dominavano a Milano che agli altri il pericolo dal senato veneziano, e perché gli era più facile conservare nella tranquillità della pace che nelle molestie della guerra l'autorità usurpata. E sebbene gli fossimo sospetti sempre i pensieri di Ferdinando e di Alfonso d'Aragona, non di meno, essendogli nota la disposizione di Lorenzo de' Medici alla pace, insieme il timore che egli medesimamente aveva della grandezza loro, e persuadendosi che, per la diversità degli animi e antichi odi tra Ferdinando e i veneziani, fosse vano temere che tra loro si facesse fondata congiunzione, si riputava assai sicuro che gli aragonesi non sarebbero accompagnati da altri a tentare contro lui quello che soli non erano bastanti a ottenere. Essendo adunque in Ferdinando, Lodovico e Lorenzo, parte per i medesimi, parte per diversi rispetti, la medesima intenzione alla pace, si continuava facilmente una confederazione contratta in nome di Ferdinando re di Napoli, di Giovanni Galeazzo duca di Milano e della Repubblica Fiorentina, per difensione dei loro stati, la quale, cominciata molti anni innanzi e di poi interrotta per vari accidenti, era stato nell'anno 1480, aderendovi quasi tutti i minori potentati d'Italia, rinnovata per 25 anni. Avendo per fine principalmente di non lasciare diventare più potenti i veneziani, i quali, maggiori senza dubbio di ciascuno dei confederati, ma molto minori di tutti insieme, procedevano con consigli separati da consigli comuni, e aspettando di crescere dell'altrui disunione e travagli, stavano attenti e preparati a valersi di ogni accidente che potesse aprire loro la via all'imperio di tutta Italia, al quale che aspirassino si era in diversi tempi conosciuto molto chiaramente, e specialmente quando, preso occasione dalla morte di Filippo Maria Visconti, duca di Milano, tentorono, sotto colore di difendere la libertà del popolo milanese, di farsi signori di quello Stato, e più frescamente quando, con guerra manifesta, di occupare il ducato di Ferrara si sforzorono.
raffrenava facilmente questa confederazione la cupidità del senato veneziano, ma non congiugneva già i collegati in amicizia sincera e fedele, con ciò sacché, pieni tra sé medesimi di emulazione e di gelosia, non cessavano di osservare assiduamente gli andamenti l'uno dell'altro, sconciandosi scambievolmente tutti i disegni per i quali a qualunque di essi accrescere si potesse imperio o reputazione. Il che non rendeva molto stabile la pace, anzi destava in tutti maggiore prontezza a procurare di spegnere sollecitamente tutte quelle faville che origine di nuovo incendio essere potessino. Tale era lo stato, capitolo 2. Tale era lo stato delle cose, tali erano i fondamenti della tranquillità d'Italia, disposti e contrapesati in modo che non solo di alterazione presente non si temeva, ma né si poteva facilmente congetturare da quali consigli o per quali cagioni o con quali armi si avesse a muovere tanta quiete. Quando, nel mese di aprile dell'anno 1492, sopravvenne la morte di Lorenzo de' Medici, morte acerba a lui per l'età, perché morì non finiti ancora 44 anni, acerba alla patria, la quale, per la reputazione e prudenza sua e per l'ingegno attissimo a tutte le cose onorate e eccellenti, fioriva maravigliosamente di ricchezze e di tutti quegli beni e ornamenti da quali suoli essere nelle cose umane la lunga pace accompagnata. Ma e fu morte incomodissima al resto d'Italia, così per l'altre operazioni le quali da lui per la sicurtà comune continuamente si facevano, come perché era mezzo a moderare e quasi uno freno nei dispareri e nei sospetti, i quali, per diverse cagioni, tra Ferdinando e Lodovica Sforza, principi di ambizioni di potenza quasi pari, spesse volte nascevano. La morte di Lorenzo, preparandosi già ogni dì più le cose alle future calamità, seguitò, pochi mesi poi, la morte del pontefice, la vita del quale, inutile al pubblico bene peraltro, era almeno utile per questo, che avendo deposte presto l'armi mosse infelicemente per gli stimoli di molti baroni del regno di Napoli nel principio del suo pontificato contro Ferdinando e voltato poi totalmente l'animo a ansiosi diletti, non aveva più né per sé né per i suoi pensieri accesi a cose che la felicità d'Italia turbare potessino. A Innocenzio succedette Roderigo Borgia, di patria valenziano, una delle città regie di Spagna, antico cardinale e dei maggiori della corte di Roma, ma assunto al pontificato per le discordie che erano tra i cardinali Ascanio Sforza e Giuliano di San Pietro a Vincola, ma molto più perché, con esempio nuovo in quell'età, comperò palesemente, parte con danari, parte con promesse degli uffici e benefici suoi, che erano amplissimi, molti voti di cardinali, i quali, dispensatori dell'evangelico ammaestramento, non si vergognarono di vendere la facoltà di trafficare col nome dell'autorità celeste i sacri tesori nella più eccelsa parte del Tempio. Indusse a contrattazione tanto abominevole molti di loro il cardinale Ascanio, ma non già più con le persuasioni e coi preghi che con lo esempio, perché corrotto dall'appetito infinito delle ricchezze, pattuì da lui per sé, per prezzo di tanta scelleratezza, la vice cancelleria, ufficio principale della corte romana, chiese, castella e il palagio suo di Roma, pieno di mobili di grandissima valuta. Ma non fuggì perciò né poi il giudizio divino né allora l'infamia e odio giusto degli uomini, ripieni per questa elezione di spavento e di orrore, per essere stata celebrata con arti sì brutte, e nemmeno perché la natura e le condizioni della persona eletta erano conosciute in gran parte da molti, e tra gli altri è manifesto che il re di Napoli, benché in pubblico il dolore concepito dissimulasse,
significò alla regina sua moglie con lacrime, dalle quali era solito astenersi sian Dio nelle morte dei figliuoli, essere creato uno pontefice che sarebbe perniciosissimo a Italia e a tutta la Repubblica Cristiana. Pronostico veramente non indegno della prudenza di Ferdinando, perché in Alessandro VI, così volle essere chiamato il nuovo pontefice, fu solerzia e sagacità singolare, consiglio eccellente, efficacia persuadere meravigliosa e a tutte le faccende gravi sollecitudine e destrezza incredibile. Ma erano queste virtù avanzate di grande intervallo da vizi, costumi oscenissimi, non sincerità, non vergogna, non verità, non fede, non religione, avarizia insaziabile, ambizione immoderata, crudeltà più che barbara e ardentissima cupidità di esaltare in qualunque modo i figliuoli, i quali erano molti, e tra questi qualcuno, acciò che a eseguire i pravi consigli non mancassimo pravi strumenti, non meno detestabile in parte alcuna del padre. E tra questi qualcuno, acciò che a eseguire i pravi consigli non mancassino pravi strumenti, non meno detestabili in parte alcuna del padre. Tante variazioni fecero per la morte di Innocenzo VIII le cose della Chiesa, ma variazione di importanza non minore avevano fatta per la morte di Lorenzo de' Medici le cose di Firenze, ove senza contraddizione alcuna era succeduto nella grandezza del padre Piero maggiore di 3 figliuoli, ancora molto giovane, ma né per l'età né per l'altre sue qualità atto a reggere peso sì grave, né capace di procedere con quella moderazione con la quale procedendo e dentro e fuori il padre e sapendosi prudentemente temporeggiare tra principi collegati, aveva, vivendo le pubbliche e le private condizioni amplificate, e morendo lasciate in ciascuno costante opinione che per opera sua principalmente si fosse la pace d'Italia conservata. Perché non prima è entrato Piero nell'amministrazione della Repubblica che, con consiglio direttamente contrario ai consigli paterni, né comunicato coi cittadini principali, senza i quali le cose gravi deliberare non si sollevano, mosso dalle persuasioni di Virginio Orsino, parente suo, erano la madre e la moglie di Piero, nate dalla famiglia Orsina, si ristrinse talmente con Ferdinando e con Alfonso, di quali Virginio dipendeva, che ebbe Lodovico Sforza causa giusta di temere che qualunque volta gli aragonesi volessino nuocerli, arrebbono per l'autorità di Piero de' Medici congiunte secco le forze della Repubblica Fiorentina. Questa intelligenza, seme origine di tutti i mali, sebbene da principio fosse trattata e stabilita molto segretamente, cominciò quasi incontinenti, benché per oscure congetture, a essere sospetta a Lodovico, principe vigilantissimo ed ingegno molto acuto, perché dovendosi, secondo la consuetudine inveterata di tutta la cristianità, mandare ambasciatori a adorare come vicario di Cristo in terra e a offrire di ubbidire il nuovo pontefice, aveva Lodovico Sforza, del quale fu proprio ingegnarsi di parere con invenzioni non pensate da altri, superiori di prudenza a ciascuno, consigliato che tutti gli ambasciatori dei collegati entrassero in uno di medesimo insieme in Roma, presentassi tutti insieme nel concistorio pubblico innanzi al pontefice e che uno di essi orasse in nome comune, perché da questo, con grandissimo accrescimento della reputazione di tutti, a tutta Italia si dimostrerebbe essere tra loro non solo benevolenza e confederazione, ma piuttosto tanta congiunzione che paressino quasi un principe e un corpo medesimo. Manifestarsi non solamente col discorso delle ragioni, ma non meno con fresco esempio, l'utilità di questo consiglio,
perché, secondo che si era creduto, il pontefice ultimamente morto, preso argomento della disunione dei collegati dall'avergli con separati consigli e in tempi diversi prestato l'ubbidienza, era stato più pronto ad assaltare il regno di Napoli. Approvò facilmente Ferdinando il parere di Lodovico, approvollo per l'autorità dell'uno e dell'altro i fiorentini, non contraddicendo nei consigli pubblici Piero de' Medici, benché privatamente gli fosse molestissimo, perché, essendo uno degli oratori eletti in nome della Repubblica e avendo deliberato di fare illustre la sua legazione con apparato molto superbo e quasi regio, si accorgeva che, entrando in Roma e presentandosi al pontefice, insieme con gli altri ambasciatori dei collegati, non poteva in tanta moltitudine apparire agli occhi degli uomini lo splendore della pompa sua, la quale vanità giovenile fu confermata dagli ambiziosi conforti di Gentile, vescovo aretino, uno medesimamente degli eletti ambasciatori, perché aspettandosi a lui per la dignità episcopale e per la professione la quale negli studi che si chiamano d'umanità fatta avea l'orare in nome dei fiorentini, si doleva incredibilmente di perdere per questo modo insolito e inaspettato l'occasione di ostentare la sua eloquenza in cospetto sì onorato e sì solenne. E però Piero, stimolato parte dalla leggerezza propria, parte dall'ambizione di altri, ma non volendo che a notizia di Lodovico Sforza pervenisse che da sé si contraddicesse al consiglio proposto da lui, richiese il re che, dimostrando d'avere da poi considerato che senza molta confusione non si potrebbe non eseguire questi atti comunemente, confortasse che ciascuno, seguitando gli esempi passati, procedesse da sé medesimo, nella quale domanda il re, desideroso di compiacergli, ma non tanto che totalmente ne dispiacesse a Lodovico, gli soddisfece più dell'effetto che del modo. Concio sa che, e ciò non ce l'ho che non per altra cagione, si partiva da quel che prima aveva consentito che per l'istanza fatta da Piero de' Medici. Dimostrò di questa subita variazione maggiore molestia a Lodovico, che per se stessa non meritava l'importanza della cosa, lamentandosi gravemente che, essendo già nota al pontefice e a tutta la corte di Roma la prima deliberazione e chi ne fosse stato autore, ora studiosamente si ritrattasse per diminuire la sua reputazione. Ma gli dispiacque molto più che, per questo minimo e quasi non considerabile accidente, cominciò a comprendere che Piero de' Medici avesse occultamente intelligenza con Ferdinando, il che, per le cose che seguitorono, venne a luce ogni dì più chiaramente.